Buongiorno ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale, benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, all'interno del video di oggi ho deciso di mostrarvi il contenuto della mia borsa. È un What's in my bag un po' diverso dai soliti. Ne ho fatti diversi qui sul canale, magari se mi ricordo li metto nell'info box. Devo dire che è un tipo di video che è sempre stato apprezzato. Ma oggi ho deciso di farlo in un'altra maniera, mi spiego meglio. Voglio farvi vedere il contenuto della mia borsa in questo periodo. Cosa vuol dire? Lockdown, quindi praticamente di casa non si esce. Quindi io ho ridotto al minimo tutto il contenuto della mia borsa. Se avete visto i miei precedenti video, avete visto che portavo diverse cose all'interno appunto della borsa, mentre invece per questo periodo ho voluto optare per una borsa piuttosto bruttina, secondo i miei gusti, ma funzionale, nel senso comoda per portare quelle quattro cavolate che mi servono per quando esco, quindi per fare le cose essenziali, quindi andare o al supermercato o in farmacia, appunto, perché in questo momento, appunto, come sapete, non si esce di casa, zona rossa, ma lo sapete tutti. Allora, la borsa che sto utilizzando in questo periodo è una borsa di Primark, acquistata credo un paio di anni fa per 5 euro, quindi proprio una borsa di valore veramente minimo, ma non valore minimo perché l'ho pagata poco, ma perché è proprio una borsa, a mio avviso, brutta ma comoda, bruttina ma comunque comoda. La borsa è questa qui, credo di avervela già mostrata forse in un video outfit, ora non ricordo, credo sì, sicuramente ve l'ho già mostrata, non mi ricordo se un anno fa in un altro video outfit. Allora, il colore è questo qui, questo color diciamo pelle, cognac, comunque un marroncino. Perfetto, diciamo per l'autunno. Le cerniere sono dorate e la tracolla è regolabile e fin lì tutto bene. È una borsa comoda perché è comoda? Perché il sacco principale è molto capiente, ma poi perché ha davanti tre tasconi belli grossi e anche essi molto capienti. Quindi questo permette di in un attimo di aprire la tasca e prendere quello che mi serve. Punto e basta. Vi dicevo, l'ho acquistata da Primark per 5 euro, proprio una borsa funzionale. Nonostante io l'abbia pagata poco, la trovi non particolarmente bella perché non è che rispecchia i miei gusti, è una borsa comoda. Devo dire che è durata 2 anni e ancora non dà segni di cedimento, nonostante io l'abbia utilizzata più volte. Non in questo periodo, quindi fuori dalla pandemia, fuori dal lockdown, l'abbia utilizzata più volte e l'abbia anche sovraccaricata, perché io sono una persona che porta molte cose dietro. Ma adesso andiamo ad analizzare il contenuto della borsa attualmente, proprio in questo periodo. Allora, nel sacco principale, questo qui, quindi proprio questo, ho soltanto due cose. Allora, anzi, dovrei dire tre cose. La prima cosa è il cellulare, però non ve lo posso far vedere perché, anzi, ve lo posso far vedere. Eccolo. Vedete? Praticamente in questo momento nel mio cellulare c'è l'anteprima del video che sto registrando. Quindi nel tascone principale tengo cellulare, portafoglio. Ho scelto un portafoglio piccolo. Di solito, opto per portafogli grandi, ma questo è il periodo delle cose piccole. Più sono piccole, più mi piacciono. Io di solito uso un portafoglio per le banconote, documenti, tessere, tutte queste cose qui, e poi un portamonete appunto per le monete. Ecco, sì, le banconote, le monete appunto di metallo, mi stavo già perdendo. Mentre invece in questo periodo ho optato per un portafoglio molto molto semplice dove metto le monete. Qui, e poi qui le carte. Motivo piede pull bianco e nero, molto molto classico. L'ho comprato quest'estate con i saldi nel negozio Tacco. Non so se c'è in tutta Italia, ma è un franchising di sì, franchising di negozi di abbigliamento dove l'abbigliamento costa molto poco, quindi potrebbe essere tipo Chiavì. Una cosa del genere. L'ho preso da Tacco, l'ho pagato 6 euro appunto con i saldi e mi trovo molto bene. Sarà circa un mesetto che lo sto utilizzando, nonostante io abbia diverse carte, documenti, eccetera, eccetera, lo trovo comodo. Quindi portafoglio, punto. Poi gel igienizzante. Allora, in questo periodo sto utilizzando questo qui, vedete che è quasi già a metà. Me lo porto sempre dietro, penso tutti voi, per pulirmi le mani quando tocco le cose o al supermercato o l'ascensore di casa o il corrimano o i sacchetti o i prodotti, insomma. E
eccetera, eccetera. Quindi detergente igienizzante, questo qui è del marchio Saniman, non mi ricordo più dove l'ho preso, ma credo che me l'abbia regalato qualcuno. Forse era in mi è stato dato in omaggio con un ordine della farmacia, potrebbe anche essere. Il bello di questo detergente è che profuma, quindi quando lo passate sa di alcol. 30-40 secondi dopo la mano profuma. Qui dice estratto di calendula, quindi boh, non lo so se è quello. Qui dice profumo delicato, in effetti il profumo è delicato, ma è anche piacevole. Non puzza di alcol come certi gel igienizzanti che ti uccidono, insomma. È buono, questi anzi sono 100 ml di prodotto. Eccolo qua, comodo, mi sto trovando bene. Devo dire la verità, ultimamente ho acquistato con un ordine Avon anche lo spray igienizzante e lo trovo effettivamente più comodo e ancora più pratico. Quindi, se uno vuol fare proprio una. C'ho i capelli di Punky negli occhi. Se uno vuol fare una disinfezione super, ultra, mega rapida, può prendere lo spray. C'è di qualsiasi marchio, io l'ho comprato di Avon e si presenta così. È proprio uno spray igienizzante, anche questo ha il 64% di alcol e quindi è un disinfettante a tutti, scusatemi, un igienizzante a tutti gli effetti. Alterno, a volte porto questo, a volte porto questo. Questo qui l'ho già utilizzato, sebbene sembri integro, un paio di volte l'ho già utilizzato ed è più comodo, però è la stessa cosa. Il principio dietro questi due prodotti è identico. Quando porto questo, non porto questo, proprio per ridurre al minimo il peso della borsa, quindi o gel igienizzante o spray igienizzante. Lo spray può risultare comodo se io, per esempio, devo prendere il carrello, non ho i guanti, davanti al supermercato, cioè all'entrata del supermercato non c'è l'igienizzante per disinfettare la cosa del carrello, come si chiama, l'impugnatura del carrello. Questo può risultare utile perché lo spruzzate o lì nell'impugnatura del carrello oppure in un fazzoletto, pulite l'impugnatura e poi appoggiate le mani. Questo non significa che poi le mani non le dovete lavare, le mani le dovete lavare sempre, ma queste cose le sapete, non ve le devo certo insegnare o suggerire io. Quindi diciamo che questo qui può essere comodo perché può permetterti di disinfettare anche un oggetto, una cosa, mentre invece il gel igienizzante è fatto apposta per le mani. Hai voglia di spalmarlo sugli oggetti? Boh, secondo me viene un paciocco, quindi ecco. Ma non voglio troppo dilungarmi, quindi la tasca è praticamente vuota. Qui c'è uno scontrino, sì, scontrino di farmacia, vedete? Piove sempre sul bagnato, quindi il primo tascone è praticamente vuoto. Quindi cellulare, portafoglio, gel igienizzante. Andiamo al tascone, questo qui, il primissimo davanti. Allora, di solito all'interno di questa taschina qui, leggermente più piccola ma comunque molto capiente, metto i ticket, cioè i buoni pasto con cui vado a fare la spesa. È più pratico rispetto a metterli in borsa, preferisco metterli nella tasca davanti, così non devo neanche aprire la borsa, ma devo proprio solo aprire una tasca. I buoni pasto sono i ticket restaurant che danno Simone al lavoro e noi li utilizziamo per fare la spesa, così come tutti quanti. Ecco, in questo momento ticket non li ho, quindi i ticket non ci sono. C'ho il secondo cellulare. Non so se ve l'avevo già fatto vedere, questo è un cellulare che io mi porto sempre dietro nel caso lo smartphone non dovesse andare, nel caso io non avessi il caricabatterie dietro. Siccome ho voluto ridurre al minimo gli oggetti da portare in borsa, il caricabatterie portatile non me lo porto. Di conseguenza, non portando il caricabatterie portatile, se lo smartphone si dovesse rompere, se dovesse cadere, se dovesse essere scarico, non lo so, almeno ho un telefono con cui posso chiamare. Che comunque ha la ricarica, ecco, punto. Quindi, secondo telefono di scorta, telefono normalissimo, un cellulare proprio solo per fare le chiamate e i messaggi. Questo ha la fotocamera, ma non l'ho mai assolutamente usata, è semplicemente un telefono così di emergenza, ecco. Poi ho un profumo. Allora, qualcuno qui potrebbe dire: Silvia, ma il profumo tu mi vuoi dire che è una cosa indispensabile? Sì, mi spiego. Allora, nel palazzo dove abito io ci sono degli odori nell'androne, nelle scale e nell'ascensore molesti, anzi, molesti secondo me a volte è riduttivo. Quindi ci sono degli odori veramente proprio di sporco, gente che proprio non si lava, gente che fa pisciare il cane, che è brutto da dire, volgare, però è così, dentro l'ascensore, gente che fa fare la cacca al cane nelle scale, quindi l'inciviltà proprio regna dove abito io. Capite perché me ne voglio andare?
Vabbè, ma questi saranno tutti i discorsi che prenderò, che ho deciso di fare, se sono viva, quando abiterò poi nell'altra casa, vi farò proprio un video apposito per raccontarvi lo squallore che c'è in questo palazzo. Mai successa una cosa del genere? Ebbene sì. Quindi il profumo mi serve per debellare quegli odori molesti, che ti ammazzano quando tu entri. Poi ultimamente è vero, nell'ultimo anno stiamo usando la mascherina, ma non basta, perché ci sono degli odori veramente atroci. Quindi ho deciso di portarmi un profumo. Questo è da un po' che ce l'ho in borsa, eh. Allora, è un profumo del marchio Laura Rossi, e uno dice: "Ma che marchio è Laura Rossi? Non lo conosco". Questo profumo si chiama One Clio ed è un profumo da uomo. Vedete, For Him Eau de Parfum 10 ml. Allora, questo profumo qui l'ho comprato da MD, mi spiego meglio. Da MD qualche tempo fa vendevano delle confezioni a 4,99 euro, in cui all'interno si trovava un profumo da 100 ml e un profumino da borsetta da 10 ml, vero? Sì, da 10 ml. Allora, il profumo da 100 ml l'ho già accantonato, credo che lo regalerò. Mentre invece questo qui da 10 ml ho pensato che mi tornava utile appunto con questo scopo, quindi spruzzarlo nell'ascensore, nell'androne o nelle scale quando proprio ci sono quegli odori che attentano alla vita, ecco. È un profumo da uomo, classico, proprio classica profumazione da uomo, non è un profumo. Mi sta arrivando una chiamata, perdonatemi. Quindi non è un profumo che sa di colonia, non è un profumo che sa di legnoso, è proprio il classico profumo che sa un po' di deodorante dell'Adidas fine anni 90, primi anni 2000. Non so se rendo l'idea, quel tipico profumo maschile banalotto che si sente nei deodoranti, che si sentiva nei deodoranti di una volta. Adesso devo dire che i deodoranti, le profumazioni dei deodoranti hanno più fantasia, mentre invece qui siamo proprio ancora alla banalità. È un profumo, nonostante qui dicano Eau de Parfum, molto leggero, perché una o due volte me lo sono spruzzato anche addosso, proprio dura giusto il tempo di, non lo so, 7 minuti, 8 minuti, ha una persistenza minima proprio da record, scusatemi, una persistenza massima da record, massimo 7 minuti addosso, quindi potete capire anche nell'ambiente non è che duri molto. La cosa interessante di questo profumo è che una volta terminato il contenuto, appunto il liquido, il profumo, mi posso riciclare questa boccia qui. Quindi vedete? Mi rimane poi proprio questa boccettina in spray, quindi mi torna anche utile. Direi che per 4,99 euro ho fatto un grande affare, profumo da 100 ml e profumino da 10. Quindi questo nel mio caso è un prodotto utile, cioè mi serve proprio, poi non mi pesa niente, quindi ci sta. Quindi nella seconda taschina, a parte i ticket che in questo momento non li ho dietro, metto il secondo cellulare, cellulare di scorta e il profumino che mi serve per sopravvivere quando scendo di casa oppure quando rientro in casa. Seconda taschina, qui abbiamo le solite cose, quindi una penna. In realtà la penna non credo che possa essere così tanto indispensabile, però era lì, non mi dava nessun peso, per cui l'ho lasciata. Questa qui di Suero, molto carina. Me l'hanno portata mio padre Fiorenza dal Portogallo, a me Simone uguale, bella. Poi ho il collirio, perché purtroppo io ho l'occhio sensibile, quindi anche quando sono in giro, specialmente quando sono truccata, ho necessità di mettermi il collirio. Devo dire che ultimamente per le uscite così rapide, spesa al supermercato, una capata in farmacia, non mi è capitato di mettere il collirio. Stesso discorso per la penna, cioè pesa niente, quindi me lo porto dietro ugualmente. Un burro cacao, questo posso dire che in effetti è abbastanza inutile, perché tanto ho una mascherina, anzi ultimamente stiamo andando io e Simone con due mascherine, quindi quando mai mi tolgo la mascherina per mettermi un burro cacao? Mai. Piuttosto lo metto prima, metto un po' di burro cacao, metto la chirurgica e poi metto quella in tessuto. Però in effetti potrei anche rimuoverlo dalla borsa perché non è utile. Questo qui è di Douglas, l'incarto appunto in cartone, non mi fa proprio impazzire con burro cacao, non vedo l'ora di finirlo. Poi tra l'altro colora anche le labbra di arancione, vedete? Sembra quasi un rossetto. Ma burro cacao che si può evitare. Una pastiglietta, questa vedete anche stessa cosa di quello di prima, una pastiglietta che tanto non mi pesa niente. Non l'ho tolta, comunque sono tutte cose queste qui forse che si potrebbero togliere, tranne forse il collirio perché in una situazione di emergenza potrei aver bisogno di metterlo, ma la penna e il burro cacao si possono anche tralasciare.
Abbiamo svuotato anche la seconda tasca. Andiamo a svuotare l'ultimissima tasca, che è questa qui un po' più grossa. E qui abbiamo i classici tre pacchetti di fazzoletti. Tre pacchetti di fazzoletti mini, vedete? Ve li faccio vedere, questi qui del CRAI con cui mi trovo molto bene. Sono fazzoletti mini, quindi vanno benissimo. Sono tre pacchetti, li ho tolti tutti e tre dalla tasca, vedete? Ottimi. E anche questa tasca direi che è vuota. Quindi, vedete? Questo è il What's in My Bag Lockdown Edition, quindi What's in My Bag, quindi, quante volte ho detto quindi? Quindi, perciò, il contenuto della mia borsa quando esco in questo periodo. Volendo ridurlo proprio al minimo, 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 si potrebbe usare una pochettina, ma proprio quelle piccole, quelle borsette tipiche da quando vai in vacanza al mare. Io ne ho, mi pare di averne tre, una circolare, una piccolina e un'altra leggermente più grossa, che mi porto quando vado al mare, cioè quando faccio la passeggiata post cena nel lungomare. Quindi fazzoletti, cellulare, portafoglio. Punto, niente altro. Volendo, dicevo, ridurre al minimo, si potrebbe avere una roba di questo genere. Quindi gel igienizzante, fazzoletti, portafoglio e cellulare. Quindi quattro prodottini. Io ne ho portati di più. I fazzoletti mi servono perché io ho una rinite pseudoallergica e purtroppo ho sempre il naso che cola di acqua. E quindi il fazzoletto è proprio una cosa che per me è indispensabile. Come dicevo prima, burro cacao, penna e collirio, insomma, li possiamo tranquillamente lasciare a casa, anche la pastiglietta si può lasciare a casa perché tanto le uscite sono talmente brevi. Il profumo, ve l'ho detto perché mi serve, perché per me è veramente indispensabile per poter arrivare qui dal terzo piano fino sotto in tutta tranquillità. E poi niente, basta. Quindi gel igienizzante e portafoglio. E possiamo compiere la nostra uscita. In situazione invece di normalità, lo sapete già perché ve l'ho mostrato negli scorsi video, What's in my bag, mi porto un prodotto di questo genere. Che cosa c'è all'interno di questo prodotto? Questo è un astuccino, un po' di peluche preso da Tiger. Di solito mi porto il pettine, il caricabatterie portatile, pettine a denti larghi, salviette per pulire gli occhiali, salva slip o assorbenti che dir si voglia. L'appendiborsa, ma questo non è assolutamente necessario. Le salviette struccanti, insomma, queste cose sono le cose. Ah, beh, questo è importante. Antiacido, insomma, queste sono le cose che mi porto dietro se faccio un'uscita più lunga, ma lo sapete già, certamente non ve lo devo dire io. Invece, in questo periodo riduco proprio al minimo il contenuto della borsa. Bene. Non voglio farvi perdere altro tempo, questo era un semplice video per passare un pochino di tempo insieme. Sapete che io sto bene quando registro i video, sto bene quando sono in contatto con voi e quindi ho pensato di registrarvelo anche proprio per passare dei momenti insieme. In questo periodo io sento veramente una grande necessità di avere un contatto con le persone, non solo virtuale. Purtroppo bisogna averlo solo virtuale, quindi ci facciamo bastare quello. Niente, io spero di avervi tenuto un pochino appunto di compagnia, vi mando un abbraccio, un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere il contenuto della vostra borsettina, ammesso che la utilizzate, oppure non mettiate una giacca piena di tasche o mettete tutto in tasca. E niente, io attendo di leggere i vostri commenti. Un abbraccio, un bacio. Ciao, a presto.